tropici, sangue e violenza, povertà endemica e il colpo di Stato come sport nazionale, analfabetismo e voodoo. Haiti, piantata in mezzo ai Caraibi e con il primato di paese più povero del mondo. E in tutto questo una figurina tragica e grottesca, François Duvalier, categoria dittatori feroci, tristi tropici, appunto. Nasce nel 1907 a Port-au-Prince, da una famiglia originaria della Martinica, raro esempio di borghesia su un'isola poverissima. Studia da dottore, fa davvero il medico, girando per le campagne, curando i più deboli, conoscendo riti e miti della popolazione di Haiti. È quel lavoro che gli procura il nomignolo, all'inizio quasi affettuoso, di Papa Doc. Carriera veloce e senza ostacoli. Si sposa con Simone Ovid, diventa direttore del sistema sanitario, poi nel 49 ministro della sanità e del lavoro. Quando i militari tentano l'ennesimo colpo di Stato della storia del paese, si oppone e sparisce dalla circolazione, clandestino fino all'amnistia del 1956. Rispunta l'anno dopo, 1957, per candidarsi alle elezioni. La sua è una campagna populista, venata di violenza. Ha l'appoggio dell'esercito, ma non solo. Duvalier sfrutta in pieno le tradizioni e la cultura del popolo haitiano, si presenta come un mago nero, un Ugan del voodoo, mischia terrore, superstizione, veste spesso con il cilindro, gli occhiali neri, diffonde la voce di essere lui, il Baron Samedi della tradizione voodoo, quello che guida i morti nell'aldilà. Nel 61 riscrive la Costituzione e, per dire del suo dominio sulle anime dei sudditi, vince senza nemmeno un voto contrario in tutta l'isola. Intanto ha creato il suo esercito, la milizia dei volontari della sicurezza nazionale, i Tonton Macoute, anche loro imbevuti di voodoo, violenti, tagliagole al servizio del dittatore. Sotto il regno di Papa Doc, Haiti conosce il puro terrore. Sparizioni misteriose, omicidi, deportazioni, torture per chiunque si opponga al regime. Dopo la rivoluzione cubana, Duvalier si pone come garante che ad Haiti non succederà nulla di simile. Vive di sussidi e aiuti internazionali, specialmente americani, che non giungeranno mai alla popolazione. Nel 1964 si nomina presidente a vita. Nel 67 sventa un golpe ai suoi danni e la repressione che ne segue è spaventosa. Muore nel 1971 dopo aver lasciato il paese nelle mani del figlio Jean-Claude, Baby Doc, e saranno altri anni, decenni, di ferocia e povertà. Ininterrottamente al comando, dal 1957 al 1971, un record per un paese che colleziona colpi di Stato. Papa Doc fu un dittatore sanguinario e al tempo stesso un abile manipolatore. Con una popolazione analfabeta al 95%, puntare sulle credenze popolari era gioco facile. Lui, una specie di Baron Samedi, signore della morte. I suoi sgherri, Tonton Macoute, incarnazione delle divinità voodoo che si impadroniscono delle anime e le fanno sparire. Occhiali neri, berretti e macete. Sui manifesti elettorali Gesù Cristo compariva accanto al dittatore, una mano sulla spalla e la scritta «Io l'ho scelto». Paganesimo spinto e caricatura di cattolicesimo, il che, insieme al bilancio di 30.000 haitiani assassinati dal regime in quasi 15 anni di regno, gli procurò la scomunica e le ire vaticane, qualche problema con l'amministrazione Kennedy. Quando nel 1986 il popolo haitiano si ribella, il mausoleo di Papa Doc viene distrutto, saccheggiato, le sue ossa disperse. Reliquie buone per altri riti voodoo, nemesi storica di una figurina semplicemente spaventosa. Papa Doc giocò le sue carte in modo abile, complici le grandi democrazie, l'America, la Francia, che fingevano di non vedere. Le leggende secondo cui i dissidenti venivano trasformati in zombie mantenevano la popolazione nel terrore. Ma oltre alle note di colore ci sono i numeri. Un paese povero che diventava miserabile, la mortalità infantile più alta del mondo, il reddito pro capite più basso. Quando Baby Doc scappò a Parigi, portò con sé 120 milioni di dollari, il bottino dei Duvalier. Dinastia ora finita, ma non dimenticata. Papa Doc e Baby Doc non regnano più, ma Haiti è ancora lì, insanguinata, affamata, senza speranza, ferita a morte.